Amici di Potere Robotico, siamo tornati anche a recensire un Transformer. Vedete, lo straccione già ride sotto i baffi. Ma ride, rido così. Ride così. Ride per non piangere. Sì, sì. E questo, tra l'altro, proprio riallacciandomi allo straccione, è uno di quei Transformer che lui disconosce, perché fanno parte dopo, le, sì, dopo il movie. Dopo il movie e tutta robaccia. Lui, tra l'altro, è capo, uno dei veterani di guerra, uno di quei Transformer cazzuti. Figa. Quelli che... sembra una lambretta, però. No, allora, ragazzi, vi devo dire, a me Cap non è mai stato simpatico, non è mai... non mi ha mai ficcato tantissimo. Quando poi mi sono rivisto il movie, effettivamente si vede che lui è un veterano, è uno con i coglioni quadrati, anche perché in una sequenza per salvare quel demente di Otto Rodimus, quello che era, salta proprio su Blitzwing o su Triplex 2 e gli piega in due la canna del carro armato, cioè proprio addirittura uno, sì, uno di quelli che proprio, non teme, cioè, lo paragonerei a Clint Eastwood, ecco, a lui, cioè, come durezza e come graniticità di personaggio. Se proprio dovessi paragonarlo con un personaggio umano, infatti, anche tra l'altro, lui adesso qui quando lo trasformiamo ve lo farò vedere, ha la gimmick, la faccia con il sigaro. Perché lui era uno che cazzuto, era proprio, gli dava proprio cazzuto. Era uno cazzuto. E che altro si può dire? Adesso qui non ho con me la scatola, ma la vedrete poi fra poco lo vedrete, fra poco, e dove vi spiegherò anche la scelta dell'artwork, perché Johannes gli ha dato quella artwork sulla scatola. Bene. E l'altra cosa che vi posso dire, proprio lo vedremo in Robot Mode, è che io non ero convintissimo di questo acquisto che ho fatto su Show Z, ma mi sono detto, ma figa, cioè, Cap ci vuole, Cap è uno dei veterani, è uno di quelli un po' cazzuti, eccetera. Però non ero convintissimo. Però hai cliccato. Però ho cliccato e proprio vi spiegherò che secondo me... c'era di meglio. Sì, anche se stiamo parlando di un fan story, quindi stiamo parlando dell'eccellenza sì. dei Transformer. Purtroppo, perché tra l'altro ha fatto uscire il suo preordine, l'X-Transbot, che secondo me è migliore di questo. Cioè, questa secondo me è una di quelle poche volte che non posso dire che la fan story ha toppato, ma non è il suo meglio, non è il solito livello di qualità che lei ha. No, ma la qualità c'è, sì, però gli anche dal punto c'è un bagaglio sotto l'affare, perché probabilmente l'ho trasformato appena un po' male. No, il peso c'è, è proprio la l'impatto estetico del robot. Ecco, l'altra cosa, effettivamente, sapete quanto ci ho messo io per trasformare da robot mode ad alt mode? No, più di un'ora. Madonna. Sì, infatti poi dopo anche ho visto anche un tutorial, un video, eccetera, dove diceva, ed evidentemente mi sono reso conto, io non so bene i progettisti di Fantoys, ma qui in questo... Sì, porca troia, se io lo alzo così, il robot è abbastanza evidente. Ci sono dei passaggi veramente di uno stupido. Di un senza senso. Sì, e quando vi dicevo che avevo delle sensazioni negative su questo Transformer, purtroppo si sono materializzate tutte in maniera pesante. Arca bestia. E però comunque c'è, cioè, alla fine si riesce a fare la trasformazione, i pannelli non si segnano, cioè comunque se si ha un po' di cura va tutto come deve andare, però ha una trasformazione odiosa. Se devo proprio, con tutti dei passaggi minuziosi che ci hanno veramente poco senso. Oh, rollare rolla, tra l'altro anche le gomme, cioè le ruote dietro sono anche molleggiate, quelle per niente. Però via, tutti dei passaggini del cazzo che qua fa la story, per me hai un po' steccato. Vabbè, comunque ci vediamo fra un anno secondo, sì, così in robot mode. Vuole che la inquadri? No, perché? Così. Vaffanculo. Allora. Eccolo qua in un anno secondo, dopo due tette, abbiamo qui Cap trasformato in robot mode. Yes. Adesso lei se lo ricorda. Allora io me lo sono ricordato nel momento in cui ero andato a casa. Sì.
a vedere delle immagini. Ah, di mettere anche guardare. No, sì, ma sai, per metterla. Ah, ok. Non perché gliene fregassi qualcosa. Non me ne frega un cazzo. Perfetto. E quando l'ho visto ho detto, ah, ma sì, allora forse un po' me lo ricordo, è un Vecchietto. Sì, sì. Lui è uno di quelli, l'ho fatta io la guerra. Sì, 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 era uno tipo quell'altro che avevamo recensito, tipo quest'estate, tracchiato, era tipo una Jeep lui, marrone, era mulo. Brown. Sì, sì, della sua. Sì, potrebbero. Sì, sì, cioè sì, gente, sì, che. Gente della loro cornatura, sì, diciamo. Sì, no. Lui è uno comunque con. Cioè, lui è uno di quelli rinomati per aver fatto delle guerre cazzute. Sì, ecco. Sì. Adesso lui non so se ha già visto Earthrise. L'ho visto, sì, mi è piaciuto. Mi è venuto in mente adesso. Mi è piaciuto molto, sì, perché comunque è una serie che mi piace. C'è una parte un po' strana, vabbè, un po' filosofica. C'è una puntata un po' filosofica dove è stato fuori Skylynx. Ok. E è tutto, lui è tutto super filosofico. Chi, Skylynx? Sì, c'è una vocina lì, una roba strana. Vabbè, comunque. Il problema è che sarà la prossima parte, secondo me, un po' del cazzo. Ah, sì, dire, è l'ultima. Che sono dei scimmioni, dei mostri. Ah, perché tornano. Ma mi sa sì, della preistoria. E qua ho spoilerato, però chi se ne frega. E Optimus Prime diventa un scimmione. Porca. Temo. Comunque vedremo. Ma lui compare nella. Earthrise. Lui? No. No, non c'è. Comunque però non fa la sua comparsata. No. C'è Scorponok però. Sì, figa, li mena tutti. Insomma, vista la stanza anche. Non so se salterà fuori un altro titano da parte degli Autobot. No. Di pari potenza. No. A parte che lo trovano un po' per caso Scorponok. Ce lo vanno andiamo per il cazzo. Ma sì, perché vanno comunque in questo posto dove ci sono questi qua che si chiamano i quinti essenziali, che probabilmente erano. Come li odiavo. Sti stronzi che erano. Erano prima degli Autobot. Forse erano loro i padri degli Autobot. Esatto, e c'è stato uno scontro e Scorponok veniva da quella. Lui si ricorda ancora la battaglia contro i quinti essenziali. I quinti essenziali stavano sul cazzo da Dio. Vabbè, comunque. Ok, no, comunque guardatelo. Sì, no, assolutamente. Bello, insomma. Assolutamente sì. Tanto ormai gliela spiattellata. Sì, vabbè. Vabbè. Adesso vedrò anch'io se andarlo a questo punto. No, ma è bello. Poi sono 6 episodi, 20 minuti, si fa la svelta. Sì, quello sicuramente. Allora, lui comunque faceva la sua prima comparsa nel lungometraggio, quello che lei un po' okay. Odia, un po'. No, perché? No, ma più che odiare, cioè lei disse che dal lungometraggio in poi. Basta. Però dal lungometraggio in poi o dal lungometraggio? No, il lungometraggio lo mettiamo dentro a tutto quello che va visto. Allora anche lui c'è. E vabbè, anche lui c'è. Allora anche lui c'è. E il resto di Transformer. No. Cioè, quindi ci mettiamo dentro anche Ultramagno. Certo. Che. Sì. Perché fondamentalmente Ultramagnus la prima volta che sì, si vede. Sì, probabilmente lì. No, certo. Dove lì fa l'entrata anche il nuovo leader Otrodimus, Arsi e tutto quello che ne consegue, vari personaggi nuovi, compaiono da Galvatron, eccetera, compaiono tutti in quel lungometraggio, tra i quali lui, che è un veterano di guerra, che funge un po' da chioccia anche a Otrodimus, che è un po' il giovane scavezzacollo, che come gli danno, prima fa il matto, il pazzo, l'eroente, eccetera, gli danno la matrice e diventa... Una checca. Sì. Fondamentalmente sì. C'è anche quella un po' la. Una roba strana. Sì, un'assurdità. Perché comunque lui ti viene presentato come un pazzo, un giovane ribelle, certo. Come uno, tra virgolette, che è cazzuto. Poi gli danno il comando, figa, si caga addosso. Sì, si caga addosso. Vabbè. È andata così. Sì. Lei ha fatto prima la foto della. Sì. Allora, ok, non devo più dirle nulla. Tra l'altro non avevamo detto che sì, era un gigio, era un gigiotto la Arcadia come. Vabbè. Lo pesiamo. Lo pesiamo. O l'avevamo già pesato. Boh. No, secondo me quando era. Cioè pochi secondi fa non l'abbiamo pesato. vediamo cosa ci viene fuori. 330 grammi. Però guarda che lei mi diceva che in. Allora, come si chiama? In alt mode fa cagare la minchia. Ma perché è brutta anche di suo? Però invece in robot mode non è male. Però vedi, quello che a me
Perché è un po' un vecchietto, perché ma, c'è la faccia da vecchietto. Ma io sono. Ma lui mi sta un po' sulle balle. Però la X-Transbot ha fatto un po', ha presentato la sua versione. È chiaro che questo qui è un prodotto di 3-4 anni fa. Quindi un pochettino il cioè gli anni, comunque anche la Fanstoy. Li sente, diciamo, cioè, con gli anni comunque migliora. Questo cioè, che è uno, tra virgolette, non dico dei suoi primissimi prodotti. Comunque 3 anni fa la Fanstoy era già nel mito, però non come ora, ecco. E il prodotto, l'X-Transbot, è un po' come i Targaryen, ce ne viene uno fuori bene e uno fuori male. Ecco, quello lì sembra venuto fuori particolarmente bene, e probabilmente meglio di questo, sebbene comunque nella sua controparte Robot Mode è rappresentato bene. Il fatto è che però già anche come robot in se stesso è molto umanoide questo. Sì, molto, sì. A me queste giunture qua così mi danno più l'idea dell'action figure che del robot. Ed è lì dove spesso e volentieri la mano Fanstoy si vede, che ti fa ti dà quel che di robotico, che questo vede anche l'espressione del viso, sembra quasi umana, più umano, molto umano, più umano dell'umano. Chi è che dava quel in Blade Runner? Ah, ok. Infatti dov'era la citazione? E chiaramente sì, lui deve essere la controparte di quello che noi vedevamo nella serie animata, però io, anche avendo visto altre recensioni, ero un po' sul chi va là. Però Cap cazzo, è uno di quelli che hanno un certo ruolo, quindi ci ho sempre girato attorno, ma non l'ho mai preso. Me lo sono trovato su Show Z a $159, che era un prezzo già un po' alto, però sapendo quanto vanno su i Fan Store, vabbè, dai, abbiamo un po' di punti, ce li giochiamo e lo portiamo a casa. La mia idea era comunque, speravo che fosse un po' meglio di quel che effettivamente è. Molto meglio Robot Mode che Alt Mode, in questo. Sì, sì, l'Alt Mode era proprio una bagaglietta, una macchina quasi, possiamo chiamarla cybertroniana, sì, perché sì, comunque sì, lui non ha mai bisogno di venire sulla Terra e quindi di camuffarsi, e quindi noi vediamo soltanto la sua forma cybertroniana, che non che più non aveva bisogno di camuffarsi, ma soltanto quello di andare, e quindi aveva la sua forma aerodinamica e bombasta, sì, che gli faceva il fatto per quel che doveva essere. Detto questo, poi lui non è un personaggio che deve essere figo, lui non fa il cazzo. No. Praticamente lui è come se fosse Ironhide da vecchio. Sì. Cioè quello. Quello concreto. Sì, esatto, quello, o come potrebbe essere Cammello, ecco. Certo, cioè, quello, cioè quello che non va per il sottile, ma se ti deve piantare un pugno nei denti, te lo pianta. E non vede l'ora di farlo. Più Cammello è di lui. Sì. Però anche lui era uno di quelli che se c'era da menare le mani si menavano. Allora, io un pochettino ve l'ho posato, però non è facilissimo da posare per il fatto che ha dei piedini piccoli e soprattutto non sono basculanti, quindi rimangono dritti. Esatto, quindi non riescono ad, insomma, come vedete in questo caso qua è appoggiato soltanto su una piccola porzione di piede, non su tutto il piede, ed è un pochettino più difficile che riesca a quel punto a mantenere la posizione. Detto questo, la posabilità è comunque soddisfacente e più che discreta, anche se Fanstoy comunque lavora, tra virgolette, con molto metallo, quindi, però vedete che l'articolazione è, insomma, ci dà un certo tipo di escursione. La spaccata comunque riesce, adesso qui non andiamo a fare dei danni, vedete che la spaccata comunque Carla Fracci ve la fa senza nessun tipo di problema. Le braccia fanno un bel 3,60 con nessun tipo di
problema. L'unica cosa è che lo zainone e dietro comunque si vedono un po' le viti che sono in bella evidenza. Lo zainone dietro è abbastanza corposo, è chiaro che lui come realizzazione di cap fino ad oggi è sicuramente la miglior realizzazione vista fino ad oggi, perché quando uscirà l'X-Transbot ne riparleremo, ma fino a questo momento questo è sicuramente il miglior cap in commercio di questo Transformer vissuto e cazzuto. Bene. Dato che è talmente cazzuto, se lei mi porge la scatola che facciamo vedere anche che Artbox ha realizzato il nostro amico Johannes. Esatto. E vi faccio vedere un paio di cose. Allora, qui intanto vedete che ci indica, come dire, va fuori di casa. Anche perché Johannes ha avuto questa idea di fare l'Artbox in questo modo e con questo dito puntato, con questo dito, per esaltare la cazzutaggine e la come dire, non la brutalità, comunque la villanzoneria, sì, del personaggio, per far capire che non era uno che ci andava per il sottile. Se ti dava dello stupido, te lo dava senza nessuno. Disugare il ballone dall'altra parte. Esatto. E se c'era da dare un calcio nel culo, ve lo dava. Qui ora vedete in alt mode e vi viene fatto vedere con questo personaggino che adesso andiamo a vedere, che è il suo Target Master, perché dovete sapere che nella serie, da dove anche nelle varie serie Headmaster eccetera, anche nella terza stagione, il suo Target Master non compare, però nei fumetti eccetera lui era associato a un altro robottino che ha per l'appunto il suo Target Master, che è questo coglioncello, che poi diventa all'occorrenza una armetta. E questo coglioncello è il suo Target Master corredato, che Fanstoy ci ha fatto e ci ha proposto. Le altre cose che sono contenute come accessori, ci sono questo vanno qua, che va a sostituirsi lì davanti, ed è questi due qua azzurrini. In realtà uno può mettere questi due vani qua traslucenti, che vabbè, se fanno a mo' di specchio, di vetro. Ma specchio di trasparenza proprio, in trasparenza. E poi c'è una testa alternativa. Adesso vediamo un po' se vengono giù i vari pezzi, se riusciamo a far schifo anche qua. Beh, non vedo perché non dovremmo. Dove comunque mi faccia cadere se no qua ma non dovrei probabilmente perché c'è lo scotch non faccia partire tutto vedi. Beh, comunque ci viene fatto vedere che c'è un paio di occhi differenti, un'espressione diversa e il sigari da poter, perché lui lui ha uno tipo Hannibal, cioè quelli, lui è un robot che fuma, esatto, cioè, rendiamoci conto della cioè, per farci capire anche la sua cazzutaggine, lui c'aveva il sigaro, lui è proprio sigarette per le checche, esatto, cioè, lui invece cazzuto come era, era uno che quando poi dopo era, ti faceva vedere che fumava il suo sigarone, cioè non so bene come un Transformer potesse fumare il sigaro, perché in teoria non dovrebbero respirare, sono robot, comunque non lo so, lo gerelliamo e lo pagelliamo, ma direi di sì perché c'è poco altro da dire. Pif e puff. Il nome del coglioncello non si sa. Adesso non vado troppo sul. Ma probabilmente coglioncello. Lui lo chiama coglioncello. Coglioncello vieni qua, coglioncello vai là. Allora, impatto estetico. A me il design non è che faccia proprio impazzire. Io gli do un 7, così, perché comunque è realizzato bene, eccetera. E comunque, stimando comunque Fanstoy, perché non è paracula, non ci fa sempre le solite robe e ci va anche a prendere personaggi che mancano. Esatto. Materiali,
Il metallo abbiamo visto che è ben presente e quindi secondo me i materiali almeno un bel 8 c'è, così come la verniciatura, perché è veramente, mi sembra veramente disegnato. Sì, 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 no, no, è molto bello secondo me, cioè molto bello. È bello per quello che è, sì. Usabilità, ma io il 7 glielo do, visto anche accessori, vabbè, abbiamo una faccia diversa, due sigari, il Target Master, ma sì, vabbè, anche la pistolina, 5 dai. Trasformazione, allora, madonne, molte, molte, immagino, perché farci saltare fuori da quello che ho visto, ma in realtà non è così difficile la trasformazione, ma c'ha quei due o tre passeggini critici che spaccano il cazzo. Infatti ho anche visto un video di un altro che l'ha recensita e l'ha trasformato e continuava a dire tricky, 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 vuol dire madonne, cioè vuol dire un passaggio difficoltoso, rompicazzo, eccetera. E quindi io la trasformazione gli do, ci sono passato un'oretta per trasformarlo, sì, poi a tornare indietro 10 minuti dopo che hai capito, però prima, e lì che mi insuclonavo, e quindi trasformazione 4. Confezione, dato che siamo paraculi, gli do 9, certo. Però comunque sono sempre molto belle queste armi, vedi qua proprio, sì, ci fa notare, sì, che lui sì, sta proprio fumando il sigarone morbidone, sì. Quindi confezione 9. Incazzatura, un po' fa incazzare una trasformazione, sì. Il 6 se lo merita tutto. Ogita 6, perché comunque è uno di quelli veterani, ti viene, ci vuole, ci vuole, insomma, se siete dai rompi coglioni. Rapporto qualità prezzo, allora non erano $159 ma sarebbe sui 110-120 dollari il suo prezzo. Io gli do anche qui il 6. Giudizio finale, la sua pecca più grossa è che sia lui, non tanto che, perché la realizzazione è comunque ineccepibile in ogni caso, io il 7 glielo do. Ma il problema più grosso è che sia se stesso. Niente, al prossimo Transformer. Va bene. Ciao.